andare lì. No, vai. Non gli fa niente, oh, wow. Ma te? Forse perché non si fanno niente tra di loro. Si amano. Salvataggio, alla fine il capo tribù Woki Tarful è intervenuto per salvare i partigiani in ritirata dalle forze imperiali. Ok, e lui era inteso come Tarful. Vabbè, quindi possiamo assolutamente proseguire. Qui c'è qualcosa, non sembra. Qui questo è, sì, è l'altro, questo. Qui credo che siano delle... Entrano, sì. C'è il sedile. Ok. Tutto qua. Ovviamente la mappa non posso guardarla. Sembrerebbe. Ah, però che... Ma non abbiamo recuperato la forza così, fuori combattimento non la recupera. Ma questo. Neanche Tarful si è tenuti lontani. Sono qui per sterminare tutti quanti. C'è buio, ma lì c'è il cielo azzurro. Si va sott'acqua? Cilindro. Ok, si va sott'acqua. Sava. Capace di estendersi verso la... Dopo che l'abbiamo incontrata 100.000 nella scansione. Capace di estendersi verso la preda che invade il suo raggio d'azione, resistente alla lacerazione, inclusa quella della spada base, abbiamo visto. Le sava sono piante striscianti che si trovano nelle terre buie di Kashyyyk, parassite per natura, sono capaci di estendere lentamente il loro corpo verso la preda, la loro pelle simile a quella delle liane resiste a ogni sorta di lacerazione e a contatto si attaccano ai nemici, fornendo così a loro stesse nutrienti per mesi o volte per anni. Sono lente a espandersi e veloci a ritrarsi a ogni segnale di pericolo.
Quelle mi danno i brividi. Oh, anche a te deduco. Pericolosità inesistente. No, io ho provato a parare ma non ho parato. Fuoco! Il bersaglio blocca i miei attacchi. Andare là e... Qui c'è qualcosa? Direi di no. Stavo rischiando. Mi lanci uno stim. Non è che. Ma ancora non cura al massimo. Meglio dare una controllata. Cosa abbiamo? Valore saggezza. Una squadra che dà la caccia ai partigiani e ai Wookiee. Il loro obiettivo è Tarfo. E dove sarebbe la squadra? Bello il buco lì. Oh, probabilmente non si va. Non ci passo. Quel piano lì. Non ci sia nulla. L'impero sarebbe accorso così in forze su Kashyyyk se non fossimo intervenuti. I Jedi dovrebbero portare speranza, ma ho portato l'Inquisizione. Mari e Tarful si sono fidati di me. Li ho di nuovo messi in pericolo.
persone, cavolo. Vai, pescimi di nuovo! Non riesco a colpirlo. In Battlefront 2 si fanno delle belle partite dentro questi cosi. Anche se è una mappa... E siccome è tutta piena di vuoti, combattere lì, fare il deathmatch lì non è il massimo. Però ti diverti con Darth Vader che li prendi su per la gola, li butti giù, li ho presi... riuscito a prenderne tre in un colpo solo una volta. Ma prima o poi magari farò... qualche video tal, ecco. Oh, la nona, bel piede. Chi abbiamo qui? Un ratto di bracca che si crede un Jedi? Avevo detto al grande inquisitore che non saresti stato tanto stupido da farti rivedere qui, specie dopo l'esito della vostra fiacca resistenza. Lieta di essermi sbagliata. Ops. Vabbè, questi sarebbe divertente farlo nella realtà. Mario Kart. Non c'è anche il tempo sul giro. È il drago, no? Ah, ciao nonna sorella. La nonna sorella ci fai chiamare. Ripensandoci, lei ascolta le loro trasmissioni. Che lo scopra da sola. Da. Abbiamo recuperato un sacco di cose per la spada, quindi possiamo dargli un'occhiata, vediamo se qualcosa. Bronzo. Bronzio. Perché bronzo? Dire che anche a livello di albero delle origini, anche a livello di creature da affrontare, alla fine non è che ce ne, non si sono sprecati, eh.
un punto non fai niente, un punto. Ah, noto adesso che te li evidenzia lui alla fine, quelli che richiedono solo un punto. Questa era quella della deviazione. Beh, però magari questo funziona, non so se funziona con le... non è che sono di grandi dimensioni quelli che hanno il bastone, no? Quelli in viola, diciamo. Prendiamo lo stesso, proviamo. Ah, un buon... ha un cono più grande. Giusto per farlo arrabbiare un po'. Gli ha fatto male, sembra. Ma com'è che mi intrappola? Che nemmeno... ho parato! Ho schiacciato quel pulsante. Sono coriaci, ma che mi aggancio quello sopra lì. I lumacotti in effetti sono lenti. Sto pensando che in effetti non è una brutta strategia quello. Quello di Aralin. Oppure. Dai, dai la testata a lui. Ma che palle. Che si può salire, va bene, non frega. Ma in teoria dice salire, quindi in teoria, cioè, si sale e basta. Non è di là. Poi per carità, si può andare a riposare e saltare di roba, boh. Questo? Questo è anche proprio tagliato. Pior fungo. Questo piacerà molto a Grise. Spero soltanto che non cresca troppo.
Lì si può salire. Ragnatela. Si stima che almeno il 15% della foresta di Kashyyyk sia ricoperta da ragnatela di quello. Questi rani sono una minaccia così comune che i Wookie imparano fin dall'età di 3 anni a difendersi da esse. E pensate che noi ci pigliamo un po' di tempo per... ammazzarli. Questo soldato è stato trascinato qui da una creatura. È un postaccio, PD. Casco di un soldato, i resti di un assaltatore, il cui corpo è stato trascinato qui da una creatura di Kashyyyk. Vabbè. Cioè, siamo venuti qui solo per... scopare. Dicevo, in realtà si potrà anche riposare e fregarsene. Cioè, alla fine stavamo per fare i punti, non è... tagliato a mano e tempestato di pietre e metalli preziosi, e giudicare dalla qualità della fattura doveva appartenere a un wok di grande importanza. Tu lo lasci lì, non puoi portartelo e venderlo. Ok, vai là e salti sopra, oppure qua cosa c'è? Fine il percorso obbligato, quindi è... là. Qui non si sale. Perché se sale di qua, se di là, tanto si va di là. Ok. Però vediamo un attimo qua. Generazioni i Wookiee vi si recavano in pellegrinaggio. L'albero li guidava. Albero sacro. Molto più di un semplice albero, è una fonte sacra per il pianeta. Ha guidato i Wookiee nel momento del bisogno. Questi scatti. Mm.
sappiamo chi è. Lui ha fatto fuori la nonna sorella. Che fa rumore elettronico. Questa di libellula. C'è qualcosa da scansionare qua, no? Alzati, prova di nuovo. Continua a fallire, maestro. Davvero? Bene, continua a cadere, continua a rimetterti in piedi. È l'unico modo per avere successo. Non farti intralciare dal tuo ego ferito. Non accampare inutili scuse. Non cedere alla paura di perdere e rimettiti in piedi. Andiamo. Riprova. Ah, eccolo qua, il famoso doppio salto. Bene, okay. Ora vieni qui da me, puoi farcela. Quindi alla fine abbiamo... Avevo ragione anche su questo. L'importante è rialzarsi sempre. Finché ci rialziamo, possiamo vincere. Sono tornato quello che ero prima dell'epurazione, prima che il mio maestro morisse. Beh, basta, fine tutto. Questo che intendi, non abbiamo più altro. Stabilito la sua connessione con la forza, sono disponibili nuove abilità. Manca ancora qualcosa. Ancora tre. Aumenta tutti i danni inflitti con la spada laser. Beh, piace. Aumenta la portata del lancio. Forza massima. Potere dell'amicizia, indicatore della... Ah sì, c'era questo. Sì, può essere aiuto, nel senso che se stai usando gli steam è perché sei in combattimento, quindi in realtà quando esegue una schivata di precisione Carl rallenta i nemici per un breve tempo e recupera una piccola un millimetro e mezzo come minimo. Ok, questo qua, ah vabbè, si parla di prima, questo lancio potente, la forza massima, rallenta esplosivo, queste qui sono cose che abbiamo già visto. Vedremo che cos'è queste cose che mancano qua. A fondo ritardato, che non... Vedremo.